quarta e ultima amichevole del ritiro in Umbria per la Pistoiese e quarta vittoria. Dopo i positivi test contro Orvetana, Olimpia Tyrus e Atletico BMC, un successo più sofferto contro la formazione dell'Angelana, anche questa squadra di eccellenza Umbria, con la gara che è terminata sul punteggio di 2-1. Dopo la rete nel primo tempo di Ravanelli, per i padroni di casa, gli arancioni ribaltano il risultato, prima con la segnatura su calcio di rigore di Facundo Marquez, dopo un atterramento di Diodato, e poi con la rete di Tanasa in apertura di secondo tempo. Con la sfida all'Angelana si conclude per gli arancioni il ritiro di Marcellano, con il ritorno della squadra in città, in modo da completare la preparazione in vista dell'esordio ufficiale del campionato del 10 settembre. Abbiamo ottenuto, siamo fuori 9 giocatori a scopo precauzionale, quindi abbiamo avuto anche pochi cambi a disposizione, quei pochi che erano molto giovani, e quindi qualche giocatore è andato anche un po' più in sofferenza al secondo tempo, ma è giusto così, e penso che sia un test, è stato un test molto importante soprattutto verso la fine del ritiro. Sono molto soddisfatto, perché è ovvio che se fossimo già adesso in buone condizioni sicuramente sarebbe un problema. Manca ancora 25 giorni all'inizio del campionato e abbiamo ancora tutto il tempo, dopo questi 3 giorni di riposo, di poter mettere ancora benzina nelle gambe. Il prossimo test amichevole si giocherà domenica 20 agosto alle ore 20 presso il campo sportivo di Montale contro la SD Belvedere, formazione dell'eccellenza grossetana, con biglietteria attiva il giorno della gara. Dalla settimana successiva si partirà con gli impegni ufficiali ed il turno preliminare della Coppa Italia, in programma domenica 27 agosto. È stato un ritiro importante, soprattutto per quanto riguarda la coesione del gruppo, per quanto riguarda diciamo i movimenti che i giocatori devono provare ad assimilare in base a quello che gli chiedo insieme al mio staff. E ovviamente si sono aggiunti dei giocatori importanti, e penso se ne aggiungeranno ancora quando torneremo a Pistoia. Sta diventando un gruppo forte, un gruppo compatto, però si sa, poi dopo il gruppo alla fine si vede nelle difficoltà in campo.